Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'inizio di questo mio nuovo gameplay. Gameplay di un grandissimo classico Capcom, Super Nintendo, siamo nel 1994. E chi conosce il gioco da questa prima schermata ha già capito di cosa si tratta. Giochiamo oggi un titolo che ho già fatto sul mio vecchio canale, ma lo voglio rifare facendolo al 100%, quindi raccogliendo tutti i vari potenziamenti, eccetera eccetera. Login Dr. Kane, code non si sa. Finiamo questa bella schermata. Ok, volevo che scorresse tutto quanto. Mega Man X Specification. Qua c'è adesso, c'è, tra l'altro, lasciando scorrere tutto quanto, c'è l'intro che spiega bene la storia. Io la storia ve la volevo spiegare, ma siccome c'è l'intro che ci spiega bene tutta la trama di Mega Man X, siamo la storia che sta di fondo alle avventure di Mega Man X, lascio scorrere tutto, almeno viene spiegato da sé. Qua c'era l'analisi di Mega Man. Attenzione, X è il primo di una nuova generazione di robot che ha, diciamo, la capacità di pensare e provare emozioni sue e fare proprie decisioni. Tuttavia, questa abilità potrebbe essere dannosa. Se X dovesse infrangere la prima regola della robotica... Ok, perfetto. Comunque, praticamente ci viene detto, senza stare a tradurre al volo, che poi non sono neanche tanto capace, dice che... Poi c'è il Dr. Light, che è quello che ha creato questo X, questo robot all'avanguardia, in grado di provare emozioni e prendere decisioni da solo. Appunto ha creato questo robot, ma non è ancora completo, potrebbe essere dannoso per l'umanità. Servirebbero ancora 30 anni di progetti, di esperimenti per renderlo sicuro, tuttavia la sua vita sta per arrivare al termine, e quindi decide di chiudere in una capsula. Appunto questo X e lasciare andare avanti gli esperimenti da soli. Tuttavia un giorno il dottor Kane, un altro scienziato, trova i resti di questo laboratorio, trova la capsula di X e lo apre, e quindi viene fuori questo X. Tuttavia che cosa succede? Nel frattempo che qua c'è la musica di sottofondo che è bellissima. Cosa succede? Che praticamente questi androidi cominciano a diffondersi per la società, ma dopo un po' di tempo alcuni di queste copie di X, che vengono chiamati Deploidi, cominciano a impazzire e attaccare gli umani, e quindi viene creata questa corporazione che sono i Maverick Hunter, di distruggere tutti i vari reploidi che ci sono in giro. Però cosa succede? Che lo stesso capo dei Maverick Hunter, che è Sigma, diventa pazzo anche lui, comincia a impazzire, e quindi cosa succede? Che viene incaricato Zero di prendere capo di questa corporazione che sono i Maverick Hunter, e X si unisce a Zero per cercare di sventare la minaccia. Questo è un po' a grandi linee, spero non essere stato troppo confusionario. Adesso noi cosa facciamo? Dopo aver blaterato per 3 minuti, andiamo avanti e facciamo questo stage introduttivo che... Ok, perfetto, sono riuscito a premere un tasto che non dovevo. Sto giocando su Ouya, tra l'altro, quindi intanto potrebbero partirmi dei tasti e fare dei save state a caso. Ok, stage introduttivo che ci spiega le meccaniche base del gioco. È veramente figo perché in un semplicissimo livello ci viene spiegato tutto quello che c'è da capire in questo gioco, tutte le meccaniche base. Tra l'altro io ho visto un video di non so più chi, uno youtuber inglese, che spiegava molto bene questa cosa. È veramente figa la cosa. Ok, qua niente di complicato, adesso dobbiamo arrivare fino a fine livello e affrontare la solita battaglia falsa in stile Super Metroid. Ok, qua dobbiamo battere quest'ape gigante a mo' di elicottero. Come potete vedere possiedo anche il colpo caricato, questa cosa che nella serie di Mega Man classica non c'era, almeno non mi ricordo, insomma vorrei dire una minchiata, ma mi pare non ci fosse. Ok, qua un'altra bella ape gigante. Ah, tra l'altro, nel frattempo che con una mano attacco, con l'altra basso il volume, grandissimo. Cosa volevo dire? Che questo gameplay, appunto, lo farò al 100%, ma farò, ci sono 8 stage con tanto di boss finale alla fine e potenziamento da ottenere. Farò un livello per ogni parte e cercherò di ottenere tutti i potenziamenti, quindi dovrò necessariamente ripetere alcuni livelli per poter fare tutto. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, i vari boss di Mega Man X, il gioco si può affrontare in una maniera molto più semplice, nel senso che si possono affrontare i vari stage in un ordine ben preciso, in modo da avere la vita facile. Perché ogni volta che sconfiggeremo un nemico, un boss, otterremo un potenziamento. Quel potenziamento ottenuto, attenzione che ci distrugge il tipo, questo potenziamento ottenuto sarà l'arma che danneggia un altro boss, e quindi
diciamo, ogni arma appena ottenuta sarà l'arma a cui è debole un altro boss. Quindi si forma una specie di cerchio, una catena, per affrontare i vari livelli in maniera semplice, diciamo più semplice, in modo da non diventare pazzo. Giustamente, se ogni nemico ha un punto debole, se noi lo sfruttiamo viene da sé che diventa tutto più semplice. Poi dobbiamo distruggere tre autovetture, diciamo, al cuore. Ok, e qua facciamo la conoscenza di Vile. Questa è una battaglia farsa, quindi non vi preoccupate, non cercherò neanche di sopravvivere perché tanto è inutile. Oddio, no, 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 mamma, non farmi del male, cazzo. Ok, muori, ma sì, proviamo a sopravvivere anche se non serve a niente. Ok, stavo già sopravvivendo più del dovuto. Perfetto. You worthless piece of crap, a scrap metal, did you think you could defeat me? Pensi di potermi sconfiggere, pezzo di metallo arrugginito? E qua arriva il personaggio più figo della storia dei videogiochi, o comunque ci si avvicina molto, ovvero Zero, con questa musica roccheggiante di sottofondo, molto epica. E che cosa succede? I guess I'm not powerful enough to defeat him. Non sei abbastanza forte. X, non potevi aspettarti di poterlo sconfiggere. È stato creato come una macchina da guerra, ricordati. Non hai ancora raggiunto il massimo dei tuoi poteri. Se usi tutte le tue abilità sarai in grado di... insomma, devi diventare più forte, questo è il senso del discorso. Potresti addirittura diventare più forti di quanto lo sono io. Pensa un po', lui è potentissimo, è fortissimo, quindi pensa un po' quanto puoi diventare. I scout ahead and collect as much information. Ok, lui va avanti e scoprirà nuove informazioni sulla fortezza di Sigma. Ci incontriamo più avanti quando sarai più potente e non così scarso. X, so che ce la puoi fare, benissimo. E lui se ne va. Bene, ok, praticamente l'incipit del gioco è questo. Ah, tra l'altro, questo gioco sfrutta un bellissimo sistema, come funzionava una volta, di salvataggi con le password. Quindi se vogliamo ricominciare da un determinato punto utilizziamo le password, anche perché a meno che non stiamo giocando su un emulatore, quindi possedendo i save state, non sarà impossibile salvare perché non esiste questa cosa, però c'è il sistema delle password. Quindi questo incipit del gioco è stato fatto. Come potete vedere sono 8 stage da affrontare, più ovviamente la fortezza di Sigma alla fine. Come vi ho detto prima, affronteremo i vari livelli in ordine tattico. In realtà ci sarebbe l'ordine tattico, sarebbe questo, ve lo dico così almeno se volete farlo lo potete fare, noi lo faremo leggermente diverso. Allora, il primo sarà Chill Penguin, poi subito dopo bisognerebbe fare, aspetta, mi metto i nomi, ok, Speck, ok, subito dopo bisognerebbe fare Spark Mandrill, questo qui, poi Armored Armadillo, Launch Octopus, ma adesso sentite, almeno me li ricordo tutti. Questo, aspetta, dov'è? Boomer Quanger, Storm Eagle e... no, c'era Sting Chameleon, Storm Eagle e questo, Flame Mammoth. L'ordine è questo, noi lo faremo leggermente diverso perché dobbiamo prima ottenere dei potenziamenti che ci servono molto per andare avanti. Però diciamo che l'ordine presso poco sarà questo. Quindi per ora è tutto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo gameplay. Spero ovviamente che lo seguirete, spero che vi sarà utile nel caso vogliate fare una run al 100% di Mega Man X. Penso che farò anche i prossimi capitoli tra l'altro di Mega Man X perché mi piacciono moltissimo. Insomma fatemi sapere un po' cosa ne pensate, mettete mi piace, condividete il video se vi va. Per ora è tutto e noi ci vediamo alla prima effettiva parte di Mega Man X. Andremo a fare il livello Chill Penguin. Alla prossima, ciao ciao.